Sotto il cielo di Sesto Levanti, allo stadio Giuseppe Sivoia, i padroni di casa ospitano i veronesi del Legnago Salus, partita valevole per la fase a gironi della Pro Scudetto. I Liguri hanno vinto, la prima partita in caso di vittoria o pareggio staccherebbero il pass per la semifinale, mentre il Legnago ha totalizzato 0 punti. Vediamo prima la coreografia dei tifosi locali che danno sempre manforte e sostegno ai giocatori, poi il fischio d'inizio da parte del signor Cea della sezione di Bergamo. È un calcio d'angolo battuto da Faransbik, la palla attraversa tutta l'area ma non viene colpita da nessun giocatore. 20 minuti in cui le squadre si sono un po' studiate a vicenda. Poi dalle retrovie arriva un lancio che manda in porta numero 7 forte, ma davanti al portiere si fa ipnotizzare, calciando troppo centralmente. Subito dopo, azione manovrata del Sesto, poi palla al piede d'Agnello, semina il panico per poi mettere il pallone in mezzo per Candiano, ma trova un attento Fusco. Al minuto 35 si sblocca il match, la palla viaggia a mezza altezza quando Zanetti si avventa su di essa e in aria Pane lo mette giù. Per l'arbitro non ci sono dubbi e fischia il tiro dagli 11 metri. Alla battuta va sbampato, il quale spiazza il portiere e porta in vantaggio il Legnago. Dopo aver alzato il campanile, il pallone precipita in aria Legnago sul quale si avventa Marques, insieme a rovesciata, ma ancora una volta Fusco non concede nulla. Un po' meno attento l'estremo difensore in questa occasione sul cross dalla destra dove si fa sfuggire il pallone, ma poi riesce a metterci una pezza. Ma al 43esimo D'Agnello serve un docile traversone per Parlanti che solo davanti al portiere non sbaglia e riporta la partita sul pareggio siglando l'1-1 e la fine del primo tempo. La seconda frazione sarà un po' più statica, al decimo Zanetti crossa per la testa di Sambu ma per un soffio non riesce a impattare la sfera. Al 70esimo si accende la partita dopo la mancata realizzazione del gol da parte di Musumeci. Si coordina al volo Casarotti, ma il suo errore gol si schianta contro il palo. La legge del gol sbagliato gol subito viene verificata ancora una volta perché poco dopo, da una punizione, Pane spizza di testa quel poco che basta per mandarla in rete nell'angolino, mettendo a segno una marcatura pesante. 2 minuti dopo, Parlanti delizia con questa rete spettacolare su cui l'arbitro, anche senza Goal Line Technology, dice che la palla ha oltrepassato la linea di porta, perciò i rossoblù si portano a casa il risultato del 3-1, magia del numero 11. L'ultima occasione del match prova a sfruttarla Muteba e dopo aver scartato un paio di avversari calcia in porta, il suo tiro deviato finisce contro il palo, perciò fischietto in bocca per Cea, il Sesto Levante conquista la semifinale battendo il Legnago per 3-1, terminando il girone a punteggio pieno.